Farò una domanda bizzarra. Marco Valsecchi in un tweet. Che dire, figurativo principalmente. L'esperienza comunale. Beh, è stata la prima e diciamo quella che mi ha formato di più, soprattutto per l'umanità di Munari, oltre che per la professionalità, ma soprattutto mi ha portato l'arte a una dimensione ancora capibile col design, per cui con lui non sono più riuscito a scindere completamente l'arte dal design. È stato un intreccio, come dire, indissolubile e secondo me interessante. Marco Valsecchi oggi. Oggi, che dire, sempre attratto in maniera quasi ossessiva dalla figura, riportare il quadro nella tela, che è lo sforzo maggiore, cioè sembra quasi una scelta ormai superata, c'è stata la transavanguardia, però io credo che invece il transrealismo, di cui io sono uno dei maggiori esponenti, abbia ancora qualcosa da dire. Amori e ispirazioni. L'ispirazione, senz'altro, la figura umana. I classici, però i classici non, che dire, sembra un'assurdità. Il barocco, però quello lombardo, di San Carlo Borromeo, cioè a me viene in mente il Procaccini, questi pittori, il Crespi, non il Bernini, e su questa cosa qui innestare dei percorsi di colore che chiamano un po' la pop art americana. Grazie.